Bene, buon pomeriggio innanzitutto, grazie di essere venuti ad ascoltare Tra Giallun. Nei diversi discorsi che hanno introdotto questo incontro si è molto sottolineato la dimensione del dialogo, dell'incontro, della tolleranza, la dimensione della testimonianza sociale, che sono sicuramente degli elementi fondamentali dell'opera di Tra Giallun. Ma io vorrei, così diciamo, per introdurre questa nostra chiacchierata, sottolineare quello che però resta poi comunque l'aspetto fondamentale. Tra Giallun è uno scrittore. E prima di essere uno scrittore è anche un poeta, perché poi magari ce lo racconterà, insomma, le prime cose che ha scritto furono delle poesie. E la poesia è rimasta ed è ancora oggi uno dei suoi, il suo giardino segreto, perché continua a scrivere poesie ed è una dimensione importante del suo lavoro. È uno scrittore che quando io ho iniziato a leggere negli anni Ottanta, quando le prime traduzioni, all'epoca non leggevo ancora in francese, ma insomma, nel frattempo il mio francese è migliorato, ma all'epoca leggevo in traduzione, quando vennero tradotti i primi romanzi di Tra Giallun in Italia, in un contesto dove conoscevamo pochissimo della letteratura che all'epoca si definiva francofona, no? Di questi scrittori che scrivevano in francese ma che venivano dall'Africa, dal Maghreb, da altre parti del mondo, dalle Antille, dai Caraibi, eccetera. Appunto all'epoca li chiamavamo scrittori francofoni. Io credo che invece oggi si debba dire, credo che Tra sarà contento, insomma, che sono scrittori francesi di cui Tra Giallun è uno scrittore francese. Perché ha scelto la lingua francese, perché questa è la lingua in cui ha sempre, si è sempre espresso e ha sempre desiderato esprimersi. Poi è chiaro, evidentemente è uno scrittore che è nato e cresciuto in Marocco, dove ha vissuto fino alla maggiore età, e al Marocco è sempre rimasto legato, il Marocco è sempre ancora oggi fonte di ispirazione fondamentale per la sua letteratura, anche se oggi poi col tempo la varietà delle tematiche che affrontano i suoi libri si sono allargate e nel corso dei suoi libri ormai il Marocco non c'è più, non esiste più, cioè c'è un'altra realtà, però credo che resta ancora un elemento fondamentale nella sua scrittura. Ed è chiaro quindi, essendo uno scrittore che scrive in francese ma è legato a una cultura, a un immaginario altro, è chiaro che poi nel suo lavoro di scrittore, nei suoi romanzi, nelle sue opere, nei suoi saggi, nei suoi testi teatrali, questo dialogo tra due mondi, tra due culture diventa un elemento fondamentale e particolarmente interessante per noi. Ripeto, negli anni Ottanta, quando ho iniziato a leggere le sue opere, erano tutte tematiche per noi nuove. Oggi anche noi facciamo i conti con le altre culture, anche noi, anche in Italia oggi ci sono scrittori che scrivono in italiano pur arrivando da altri orizzonti, da altri diversi. Quindi questo credo che sia effettivamente uno degli elementi fondamentali di Tra Giallun e che si ritrova in tutte le sue opere. Senza farla lunga, voglio però solo ricordare che in 40 anni più o meno di attività, perché le prime opere di Tra Giallun risalgono alla metà degli anni 70, quindi 40 anni fa più o meno, in pratica ha scritto una cinquantina di libri, appunto, romanzi, saggi, opere teatrali, raccolte di poesie, eccetera, affrontando tematiche molto diverse nei suoi primi libri, come Arruda, oppure Noir Folle, Noir Sade, eccetera, magari c'era più presente la dimensione del Marocco, la dimensione di testimonianza, la volontà di dare la parola agli esclusi, a quelli che la parola di solito non ce l'hanno, non è concesso loro di esprimersi nella società. In altri romanzi, come ad esempio Creatura di sabbia e Notte fatale, che poi vinse il Goncourt nel 1987, se non sbaglio, e che, diciamo così, consacrò definitivamente Tra Giallun, lo fece conoscere all'estero e in tutto il mondo. In questi romanzi si ritrova più la questione dell'identità, la questione dell'immaginario, la festa della scrittura, l'invenzione, la fantasia. In altri romanzi successivi si trovano quelle tematiche di cui dicevamo prima, per esempio l'immigrazione, le difficoltà di integrazione, il rapporto con questo mondo. Ma poi ci sono pure anche opere, romanzi più privati, no? Come Giorni di silenzio a Tangier, dedicato a suo padre, oppure Mia madre, mia bambina, invece dedicato alla figura della madre, e così via fino ai romanzi più recenti, l'ultimo dei quali è L'ablazione, pubblicato da Bongiorno
piani, credo proprio in questi giorni, e su cui credo tra qualche giorno ci sarà qui a Pordenone un incontro specifico proprio dedicato interamente a questo momento. E poi naturalmente, come sapete, che tra Bongiorno è anche appunto scrittore di saggi, è l'autore di opere, come dire, di divulgazione civile, potremmo chiamare così, no? Come il razzismo spiegato a mia figlia, oppure l'Islam spiegato ai bambini, cioè questa idea che occorre educare, occorre su certe tematiche, su certi discorsi, insistere, spiegare con attenzione, e soprattutto fare un lavoro di pedagogico fin da rivolgendosi ai più giovani sostanzialmente. Quindi è un insieme di temi, di tematiche, un insieme di generi, no? Quindi, letterari diversi. Io comincerei, come dire, naturalmente i temi su cui possiamo intrattenerci sono tanti, quindi naturalmente tardi a quello che vuole, come vuole, ma anche è giusto solo una cosa, ma dopo 40 anni che scrivi sempre, quasi tutti i giorni, che cosa che ti spinge ancora a continuare a scrivere? Qual è quell'elemento di fondo che muove ancora uno scrittore che ha già scritto 50 anni? 50 anni. Uno scrittore senza pubblico, purtroppo senza
pubblico, come fa ad avere una pulsione difficile che abbia questo impulso a scrivere? È una questione di reciprocità tra questa voglia che si ha di scrivere e coloro che vogliono che questa persona, che lo scrittore scriva. Ecco, questo forse può in qualche modo spiegare questa passione dello scrivere. Io non scrivo solamente di un'unica tematica o un unico genere, ci sono romanzi, scrivo sugli eventi, sulle cose che succedono, sugli avvenimenti, perché uno scrittore